Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi ci troviamo sempre nella regione natale della guerra a est, qui, a nord-est, e dobbiamo completare questa sfida mitica, l'Ira Piccola, intitolata a Cicno. Dobbiamo sbloccare quattro cristalli. Vediamo. Allora, qui c'è una leva, che va a tempo. Addirittura, ragazzi, per finire questa cosa vi serve la cosa dello scatto di Atena che non prendete danni, altrimenti non riuscite a superare. E un cristallo l'abbiamo sbloccato. Secondo, terzo e quarto là dietro. C'è qualcosa che non va. Vediamo qui. Stesso sistema. Possibile assolutamente il stesso sistema. Perché mi ha dato... No, qui c'è una cosa di tipo diverso, ragazzi. Bisogna salire là sopra. Attivare questo. Farlo scendere giù. Ci servivano due cose perché lì dentro ci sarà una pedana grossa. Ok, adesso te lo spiego perché qui bisogna praticamente bloccare una fascia di laser. Solo che vi servono queste pietre per poterlo fare. Solo che molto probabilmente non sono questi qui quelli che dovevamo sbloccare, ma quelli lì più a sinistra. Fermi un attimo. Vediamo se riusciamo a bloccare due fasce, perché poi ci possiamo passare e sbloccare i raggi. Vediamo. Esatto. Quindi piano piano. E anche questa è fatta. Grazie, naturalmente se questo video vi è stato d'aiuto o vi è piaciuto lasciate un like, aiuta tanto il canale. Stiamo alla terza leva. Ok. Qui ci sono sempre degli altri laser, però proviamo ad andare là sopra. Vediamo che c'è. No, penso che il rebus qui sia uguale a quello di prima. Infatti. Ah, no. Sblocchiamo il dispositivo, ah. Allora, se qui avete lo scatto di Atena, ci riuscite sicuramente, altrimenti dovete fare così. Ok,
E tre cristalli li abbiamo sbloccati. Vediamo se ce li ha sbloccati, però. Qui anche ci sta una leva. Attiviamo. Ok. Questo qui lo possiamo mettere probabilmente qui, così ci possiamo saltare sopra quando attiviamo il dispositivo. Però il problema è che qui quando... No, dobbiamo fare così. Dobbiamo prima attivare il dispositivo, poi passare da qui. Esatto. Poi prendiamo questo. Ci creiamo un altro passaggio e attiviamo anche questo qui. E adesso abbiamo attivato tutti e quattro i dispositivi. La domanda naturalmente nasce spontanea: ma qui che cosa c'è? Ah, ecco, c'è semplicemente un cristallo. Andiamo. E adesso possiamo sbloccare la lira. O ancora no. Non è a tempo, eh. Bisogna seguire semplicemente i laser. Quindi prendiamo lo scrigno. E prendiamo la lira. 2, 1, 3, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 2, 3, 4. Ragazzi, questo è quanto. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un altro tutorial di Immortal Phoenix Rising. Ciao!